Io adesso chiamo Mimmo Lucano nella persona di Chiara Sasso. Che come la presento Chiara Sasso? Potrei dire che è torinese così si arrabbia e invece Chiara Sasso viene dalla Valsusa, è una cittadina di Riace, cittadina onoraria di Riace, lo è formalmente da pochi mesi, ma lo è da sempre, dall'inizio. Mimmo ha scelto di appunto fare scegliere a Chiara il suo messaggio. Grazie. Fra gli effetti della globalizzazione vi tocca beccarvi anche una della Valle di Susa che presta la sua voce a un sindaco calabrese. Aggiungo, perché ho ricevuto molte immagini, che anche da Avigliana, dalla mia valle, c'è stata una grossa mobilitazione per Mimmo un'ora fa. Mimmo ha scritto, quindi perdonatemi se non sarò, come dire, scorrevole, perché a volte posso fermarmi. Dice: è inutile dirvi che avrei voluto essere presente in mezzo a voi non solo per i saluti formali, ma per qualcosa di più, per parlare senza necessità e obblighi di dover scrivere, per avvertire quella sensazione di spontaneità, sentire l'emozione delle parole che producono dall'animo. Infine, per ringraziarvi uno a uno, tutti proprio tutti, per un abbraccio collettivo forte, con tutto l'affetto di cui solo gli esseri umani sono capaci. A voi tutti che siete un popolo in viaggio verso un sogno di umanità, verso un immaginario luogo di giustizia, mettendo da parte ognuno i propri impegni quotidiani e sfidare anche l'inclemenza del tempo di questi primi giorni di un autunno che sembrava già inverno. Vi dico grazie. Il cielo attraversato da tante nuvole scure, gli stessi colori, la stessa onda nera che attraversa i cieli d'Europa, che non fanno intravedere più gli orizzonti indescrivibili di vette e di abissi, di terre, dolori e di croci, crudeltà delle nuove barbarie fasciste. Qui, in quell'orizzonte, il popolo e i popoli ci sono, e con le loro sofferenze, i loro processi, le lotte e le conquiste. Tra le piccole e grandi cose del quotidiano. I fatti si intersecano con gli avvenimenti politici, i cruciali problemi di sempre, alle rinnovate minacce di espulsione, agli attentati, alle morti e alla repressione. Oggi, in questo luogo di frontiera, in questo piccolo paese del profondo sud italiano, terra di sofferenza, speranza e resistenza, vivremo un giorno che sarà destinato a passare alla storia. La storia siamo noi, con le nostre scelte, le nostre convinzioni, le nostre incertezze, i nostri errori, i nostri ideali, le nostre speranze di giustizia che nessuno potrà mai sopprimere. Verrà un giorno in cui ci sarà più rispetto per i diritti umani, più pace che guerre, più uguaglianza e libertà che barbarie, dove non ci saranno più persone che viaggeranno in business class ed altre ammassate come merce umane provenienti da porti coloniali con le mani aggrappate alle onde nei mari dell'odio. Della mia situazione personale non ho tanto da aggiungere rispetto a ciò che è stato ampiamente raccontato, anche e soprattutto in merito alle vicende giudiziarie.
Non ho rancori o rivendicazioni contro nessuno. Vorrei però dire a tutto il mondo che non ho niente di cui vergognarmi. Niente da nascondere. Rifarei sempre le stesse cose che hanno dato un senso alla mia vita. Non dimenticherò questo travolgente fiume di solidarietà. Vi porterò per tanto tempo nel cuore. Non dobbiamo tirarci indietro. Se siamo uniti e restiamo umani, potremmo accarezzare il sogno dell'utopia sociale. Vi auguro di poter avere il coraggio di essere soli e l'ardimento di stare insieme sotto gli stessi ideali, di poter essere disubbidienti ogni qualvolta si ricevono ordini che umiliano la nostra coscienza. Di meritare che ci chiamino ribelli, come quelli che si rifiutano di dimenticare nei tempi delle amnesie obbligatorie, di essere così ostinati da continuare a credere contro ogni evidenza che vale la pena di essere uomini e donne, di continuare a camminare per i cammini nel vento, nonostante le cadute, nonostante i tradimenti, le sconfitte, perché la storia continua anche dopo di noi e quando lei dice addio sta dicendo un arrivederci. Ci dobbiamo augurare di poter mantenere viva la certezza che è possibile essere contemporanei di tutti coloro che vivono animati dalla volontà di giustizia e dalla volontà di bellezza, ovunque siamo e ovunque viviamo, perché le cartine dell'anima e del tempo non hanno frontiere. Astia sempre, Domenica Lucano. Che da qua ci senta, però sicuramente starà ascoltando la diretta di Radio Radicale, che ringrazio perché ci ha mandato in diretta per tutto il tempo, e dico anche a Radio Radicale di fare questo gesto rivoluzionario di non staccare la diretta adesso. E ultima cosa prima di salutarvi, io solo una cosa voglio dire di mio, voglio dire grazie alle Riacesi e ai Riacesi, perché da 20 anni portano sulle loro spalle il peso di una sfida grande, che ora si è fatta troppo grande.